Luciano De Crescenzo, non userò il microfono. No, non c'è bisogno. Senza microfono. Allora, è inutile che lo presenti. Insomma, è ingegnere, sceneggiatore, attore, regista, ha fatto tutto. Ha fatto libri dal 1977 che fa libri, sono posizionati nei più alti vertici delle classifiche. Ha fatto l'ultimo libro adesso, Gesù è nato a Napoli, è uscito da pochissimi giorni. Noi abbiamo il privilegio di essere insomma uno dei primi centri dove lui lo presenta. Gesù è nato a Napoli, ma scusa, perché Gesù è nato a Napoli? Scusa. Allora, sono contento di essere nato a Napoli, perché siccome ho vissuto alcuni anni anche a Milano, mi sono sempre detto, tu pensa te nascere a Milano, era una cosa difficile. Ora però la verità qual è che sono stato fortunato, e questo è importante. Essere fortunati è più importante che essere ricchi, eh? Io vorrei che ognuno di voi pensasse ai suoi giorni fortunati, eh? Io mi ricordo per esempio dei miei giorni fortunati, che una volta avevo 16 anni quando Mussolini decise che anche i sedicenni dovevano andare in guerra. Ebbene, e andai a Capodichino, mi vestirono da soldato, mi dettero il fucile, e quel giorno, proprio quel giorno, finisce la guerra. Che è fortuna. Sono stato fortunato quando mia moglie mi ha lasciato. No, però se ci vogliamo ancora bene, insomma, però grazie a Dio non viviamo insieme. Sai Luciano, ascoltami tanto, tu parli sempre nei tuoi libri di amore, come in questo libro parli anche di amore, ma che differenza c'è tra amore e voler bene? Allora, amore e voler bene, non ci sono dubbi. Il voler bene è una cosa molto, ma molto più importante dell'amore. Se ci pensate, l'amore può finire, il voler bene no, il voler bene aumenta sempre. Se voi in questo momento pensate a una persona a cui volete bene, vi accorgete che gli volete più bene adesso di prima, eh? L'amore invece non sempre ce la fa, eh? Però poi stavamo parlando della fortuna, eh? Ora io non lo so che vi devo dire, sono un pochino anche, mi sono un po' impaurito. Perché? Perché penso che voi vi aspettate da me chissà che cosa. E io invece purtroppo ho un'età. E vabbè, finora mi è andata bene, grazie a Dio. Però mi ricordo pure di qualche giorno sfortunato. Io non sono molto bravo, secondo me, a parlare, sono più bravo a rispondere, a domanda rispondo. Ma mi pare che tu non c'hai domande in questo momento. Come no? Io ti chiedo questa cosa qua, il Natale è la festa dei buoni, no? Devi essere buoni, no? Il Natale è la festa dei buoni, no? Sì. Tu sei stato buono, dicono che sei stato buono, che anche in un episodio in guerra hai dimostrato di essere stato buono. Ma i buoni vivono meglio dei cattivi, non c'è niente da fare. Quindi se voi siete buoni, io vi dico ringraziate Dio di essere buoni. I cattivi vivono purtroppo male, poveretti. Senti Luciano, ma tu tratti anche il tema tipo la razionalità e l'irrazionalità. Ecco, tu sei ingegnere, no?
hai te, sei anche ingegnere. Allora, che differenza c'è tra irrazionalità e razionalità? Cioè tu sei superstizioso, sei irrazionale o sei razionale? Allora, che vuol dire essere ingegnere? E non è tanto bello, eh? Essere ingegnere vuol dire guardare il mondo così com'è. E quando uno guarda il mondo così com'è, non è che poi è molto contento, perché per esempio io so che prima o poi il mondo finisce a una certa età e l'ingegnere purtroppo non è capace di dire a se stesso delle bugie. Uno che è ingegnere, ora è te ingegnere. Scusa, ti posso interrompere un attimo, scusa, solo un attimo, ti interrompo. Ma è vero che quando ti sei iscritto in ingegneria c'è stato un qualche cosa che ti ha fatto iscrivere? Cioè, tu ti volevi iscrivere in ingegneria? Che cosa è successo? Dunque, allora, le cose mie sono andate così. Quando avevo l'età, credo di intorno ai 20 anni o un po' prima, io presi la funicolare dal Vomero per andarmi a iscrivere all'università e ovviamente mi volevo iscrivere a filosofia. Poi nella funicolare incontrai una ragazza molto bella che invece si iscriveva a matematica. Allora io solo fa la corta alla ragazza, dice: ah, ma pure io mi iscrivo a matematica, pensate come è strano, eh? E vabbè. E invece poi, arrivato all'università, io mi innamorai. Della ragazza? No! Ecco. Io mi innamorai del professore, perché questa ragazza andava a sentire una lezione. Questa lezione era tenuta da uno che mi conquistò. Era, non so se voi ve lo ricordate, Cacciopoli. Sì. Professor Cacciopoli. Era uno incredibile. Lui quando parlava muoveva sempre le braccia. Insomma, io mi innamoro di Cacciopoli, eh? E ho cambiato, invece di fare quindi filosofia, mi sono messo a fare matematica per stare con Cacciopoli. Ti interrompo, ti incalzo, sì. Un po' ti interrompo, eh. Ma tu parli sempre anche di, fai la differenza tra uomini di libertà e uomini d'amore. Io non capisco, qual è la differenza tra uomini di libertà e uomini d'amore? Allora, ognuno di noi può preferire l'amore o la libertà. Io non lo so, mi auguro che voi siate tutti per la libertà e non per l'amore. Perché l'amore può finire, invece la libertà cresce. Ti faccio questa domanda qua. Mi spieghi qual è il segreto del successo dei tuoi libri? Perché hanno questo successo? Allora, io debbo molto, per quanto riguarda i miei libri, a una giovane studentessa alla quale io facevo leggere tutto quello che scrivevo. Lei non era molto molto intelligente, però io avevo capito una cosa, che se lo capiva lei un libro, lo capivano tutti. Quindi ogni volta che scrivevo un capitolo io lo facevo leggere Annunziata. La cameriera? Chi? La cameriera? No. Sì, gli facevo leggere Annunziatina, quello che avevo scritto. O lei mi diceva non ho capito, oppure diceva non ho capito niente, allora io lo scrivo un'altra volta. Il segreto è quello di scriverlo due volte, sempre, facendo in modo che la seconda volta sia un pochino più corta della prima, perché più stringete più si capisce.
Però poi non è che vi consiglio di fare gli scrittori, perché in un paese come l'Italia, diciamo la verità, dove non è che si legge molto, è difficile poi vivere facendo lo scrittore. A me mi è andato bene, ma questo dipende sempre dalla fortuna. Senti, ma questo libro, Gesù è nato a Napoli, ci sono degli episodi anche che, dei personaggi anche che ricordano la tua infanzia. Ecco, ci racconti qualche episodio della tua infanzia, legato al Natale, ad esempio? Sì, ma vedi, quando io dico Gesù è nato a Napoli, dico una cosa sbagliata. Gesù è nato dovunque. Non c'è paese al mondo dove non si crede in qualcuno. Noi poi lo chiamiamo Gesù, in altri posti, non lo so, si chiamerà Manitou, Abbiamo il bisogno di credere, detto tra noi, non sono molto un credente, io mi sento più uno sperante che un credente. Sperante, no? Se tu andassi in paradiso, per esempio, a chi vorresti incontrare? Sempre da sperante, non da credente. Allora, se andassi in paradiso. Innanzitutto io sono convinto che il purgatorio sia più divertente del paradiso. Una cosa è l'eternità. L'eternità ha un difetto terribile, e che è quello di essere eterna. Quindi andare in paradiso e vivere l'eternità. La noia tremenda. Fianca una santa che ti parla tutti i giorni dei suoi supplizi. Secondo voi, per esempio, Totò dove sta? In paradiso o in purgatorio? Sono impreparato su questo, non lo so. Non lo so. Per me sta in purgatorio. Ecco perché ho sempre amato le cose che stanno a metà strada. No, ti volevo chiedere, ma visto che stiamo parlando di questi discorsi un po' così mistici, ma tu credi in Dio oppure per te è un'idea? Allora, io ovviamente sono ingegnere, e in quanto ingegnere non posso essere credente, posso essere solo sperante, È una cosa leggermente diversa. Da ingegnere ho un po' paura di non credere. Vediamo perché. Esistere vuol dire comunicare. Quindi, mia mamma, non so, è morta 40 anni fa. Ora, se esistesse, secondo me ingegnere, comunicherebbe. Se invece mamma non comunica con me in questo momento, due solo sono le spiegazioni. O perché non esiste più, o perché lì, da dove si trova, non è possibile comunicare. Però andando in paradiso non lo so. Io sono sicuro che sento che il purgatorio sia più divertente. Lo sento proprio più vicino a te, forse. Ma perché sai, se tu pensi alle persone che vuoi incontrare, capisci subito che è facile che siano in purgatorio che in paradiso. Posso parlare di una cosa un po' più terra terra? Sì. Parliamo del caffè. No, tu c'è sempre questo, molti luoghi sono legati al profumo del caffè. Ecco, ci racconti qualche aneddoto su questa cosa? Io poi c'ho una cosa che ho sentito una volta in televisione che mi è piaciuta molto, quella del caffè sospeso. A proposito del caffè, io credo di aver scritto da qualche parte, non mi ricordo dove, questa frase: datemi un caffè
e io vi dico dove sto. Sì, perché voi siete mai andati in Germania a prendere un caffè? Innanzitutto non è come quello nostro, che è piccolino piccolino, ma ti danno una cosa così. Perché il bello del caffè è appunto questa sua ristrettezza, che vi devo dire? Il caffè sospeso, dimmi il caffè sospeso, che credo mi è rimasto impresso e mi è piaciuto molto. Il caffè sospeso credo che sia una cosa che ho scritto, ed era questo sostanzialmente, che quando una persona a Napoli si sentiva allegra, si stava su di giri e prendeva un caffè, invece di un caffè ne pagava due e il secondo caffè andava a chi veniva subito dopo. Una cosa strana, Non lo fanno ancora. Però ogni tanto qualcuno si affacciava e diceva c'è un sospeso. Offrire un caffè a uno che non si conosce. È molto democratico, dai. È una cosa molto democratica, insomma, sì, una cosa molto democratica. Senti Luciano, ti volevo dire, ma tu puoi dire insomma a queste persone che ecco ti ascoltano, tu ti senti una persona felice, tu sei felice? Allora, la risposta è ovvia. Credo di essere relativamente felice. Relativamente. Cioè, se è vero che, come ha scritto Russell, dovremo nascere altre mille volte, io mi chiedo se questa volta delle mille che devo vivere sia stata una volta buona o una volta cattiva, e io la sento questa volta buona, Poi certo quando si nasce, immaginate il momento della nascita. Allora io lo vedo così, io lo vedo come un cesto, dove entro al cesto ci sono milioni o miliardi di palline. Poi c'è una mano dall'alto che piglia la pallina e questa pallina immediatamente può diventare un uomo, una donna o un animale. La vede così la nascita, eh? E beh, che te devo dire? E ringrazio Dio per come è andata adesso, a me. Ma cosa dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare per essere felici secondo te? Dacci un consiglio. Questa è tosta come domanda, Il consiglio è quello di non chiedere moltissimo. Cioè se uno si accontenta e allora vive meglio. Ognuno di noi, diciamo la verità, vorrebbe per esempio avere molti soldi, Però se ci pensate bene, i soldi non esistono. Quello che è sicuro è che i soldi dopo non servono, E quando dico dopo quello con lo D un po' più grande. Poi, se ci facciamo bene i conti, ognuno di noi, con i soldi che già sono sufficienti a vivere gli anni che ci restano, quindi possiamo addirittura, anzi mi viene l'idea di scrivere un libro intitolato I soldi non esistono. Questa è un'anteprima, questa è un'anteprima. È una passata. Poi che cos'è che desideriamo? Per esempio uno pensa all'amore, ma anche l'amore, diciamo la verità,
ha due aspetti, ha l'aspetto del sesso e della compagnia. E quella che è più importante è la compagnia, non è il sesso. Io per esempio credo che non faccio sesso da anni prima, non lo so. Ma il bene qual è? Non è che non lo faccio, è che non ci penso proprio. Non me lo immagino, non lo so. Se oggi una bella signorina mi invitasse, io le direi grazie signorina, ma ho da fare, me ne andrei altrove. Posso ritornare al libro che è l'ultimo libro tuo? Ecco, che parla appunto del presepe, la storia del presepe. Ecco, qual è il tuo pastore preferito? Allora, ce ne sono abbastanza. C'è il cosiddetto pastore della meraviglia, che si chiama così perché aveva le braccia aperte. Poi c'è un altro pastore che si chiama Benino, non so se voi lo tenete presente. Benino è il pastore che dorme. Io mi ricordo sempre che nel mio presepe, il primo della mia vita, avevamo tre livelli di re magi, i re magi a cavallo piccolini che si mettevano in cima al presepe. Poi quelli che stavano a metà strada, più grandi. E poi un pochino più grandi, e poi i re magi a piedi che stavano davanti alla grotta, tra chi ama il presepe e chi ama l'albero di Natale. Io dico a voi signorine, quando conoscete qualcuno, prima di legare la vostra vita alla sua, voi vi dovete subito informare se è presepista o alberista. L'alberista si scarta, l'alberista si scarta. Perché all'alberista piacciono i colori, le luci, al presepista no, piacciono i sentimenti. Ecco. Quindi è una differenza, ma così importante, che secondo me dovrebbe essere messa proprio sulla carta d'identità. Basterebbe... Luciano De Crescenzo, ingegnere presepista. Basterebbe Sperante. Sulla P o A. Senti Luciano, ti voglio dire un'altra cosa. Ma è vero che a casa tua i pastori erano immortali? E beh, erano immortali perché non lo buttavamo mai via un pastore. Un pastore senza un braccio e lo metteva dietro un albero. Avevamo un pastore chiamato Pasqualino Passaguai che aveva perso tutto, le braccia, le gambe. Però mi ricordo che papà lo metteva dietro una finestrella in fondo a un... Quindi quando conoscete qualcuno, arriva cosa che chiede se è presepista o alberista. Non piduista, cosa, presepista. Ti faccio un'ultima domanda, questa te la estorco un po'. Perché quando sei l'ultima, sì. Quando sono venuto a casa tua l'altra volta con Alessandra, avete parlato tu hai avuto tante storie perché sei stato e sei un bellissimo uomo, questo lo sanno tutti. Sei stata con anche la Rossellini, che era molto più giovane di te, lo posso dire, che era più giovane di te, e lei ti disse una volta, dice, tu sei stato l'uomo più vecchio che io ho avuto. E tu cosa gli hai risposto? Non mi ricordo, però ho detto anche tu sei anche tu sei stata la donna. Adesso c'è un applauso a Luciano De Crescenzo. La Rossellini, io sono stato innamorato di Isabella Rossellini. È stato innamorato o le ha voluto bene? Nella vita credo di aver pianto tre volte, un pochino di più. E precisamente quando Isabella mi lasciò per andare a vivere in America, quando il Napoli perse con l'Ambrosiana
per 1-0. L'ultimo minuto. Non era la ragione. E poi quando... La maestra? La maestra, mi ricordo, in quarta elementare mi mise nudo in un angolo della classe. Ora, tutte queste cose non me le riesco mai a dimenticare. Allora ragazzi, scusate se vi chiamo ragazzi, ma mi sembrate molto giovani a guardarvi. Volevo chiudere con una sorpresa. Cristi, ti ho detto che ti facevo una sorpresa, no? Te la faccio. Allora, c'è una nostra amica che è una cantante, una mezzo soprano molto brava, e che ci ha fatto il regalo di venirci a trovare. E ti vuole dedicare una canzone. Te la canta a cappella, te la canta, senza, così, senza accompagnamento. Tu ascoltala e dimmi se ti piace questa canzone. Allora, Marcella Foranna, per cortesia. Grazie. Solo che è una sorpresa pure per me. Sì, è un tradimento. Te l'avevo detto che ti avevi fatto un gioco mancino, quindi ti prego, dai, vieni qua e facciamo questa sorpresa a Luciano e questo regalo a tutti quanti. Grazie. Quindi dobbiamo fare quando ho scelto un inno. A Betlemme. Guardando il pubblico. Erode mance te cader insine a schiocca sti ceras ros frescherà l'aria e tutto lo giardin abdurava de rosa cento pass erode maggio no non me ne scorda una canzone cantava a due voci più tempo passa più me ne ricordo fresca era l'aria e una canzone doce e diceva che lei preferisce. Io vi giuro, stamattina ho detto torno a maggio. Ma guarda che noi abbiamo i nostri informatori. Era di maggio. È la mia canzone preferita, quindi che te devo dire? Mi ginocchio. Mi ginocchio io. Bravissima. Va bene. Brava mamma. Luciano, lo possono fare, vengono qui, Luciano li può autografare, così potete fare un regalo anche per Natale, insomma noi stiamo qua, Luciano sta qui, e quindi la serata continua adesso con la parte diciamo conviviale, ecco. Poi se qualcuno fa qualche domanda, qualche cosa, insomma sì, abbiamo qui la fortuna di avere Luciano di piacere, insomma.